Una domanda che emerge dal brano del Vangelo di questa domenica è circa il perdono, è inerente al perdono. E quante volte è necessario, è giusto perdonare? E la risposta che Gesù dà credo che non sia sul numero, ma sia sulla intensità, sia sulla modalità attraverso la quale si dà il perdono, che è la novità del cuore, è l'intensità del cuore capace d'amare, è l'intensità del cuore che dice la possibilità che è data all'uomo di essere strumento di perdono. Non è semplice né facile il perdono, non è una cosa automatica. Il perdono credo che appartenga unicamente a Dio, è Lui che perdona. Noi dobbiamo cercare di invocare continuamente di essere rivestiti del suo amore, perché abbiamo un cuore nuovo, capace come il suo di perdonare. Nella realtà quotidiana, in mezzo agli alti e bassi, noi ritroviamo spesso delle situazioni molto difficili, nelle quali il perdono costa molto da parte delle persone. E questo viene concesso, viene dato, il perdono. Quando davvero abbiamo un cuore nuovo, un cuore che sia capace, ma davvero, di amare con una intensità grandissima. E se siamo capaci di amare sull'esempio, sul modello di Gesù Cristo, al quale dobbiamo sempre conformare la vita, sarà possibile anche dare e offrire perdono. L'invito, allora, che credo che il Vangelo ci voglia proporre, sia quello di costruire e di edificare sempre la nostra vita in comunione con quella di Gesù Cristo, per avere gli stessi sentimenti, sentimenti di misericordia, sentimenti di carità, sentimenti di perdono, come Gesù Cristo ha perdonato sulla croce, così il discepolo è chiamato a fare altrettanto. Ma credo che per questo sia necessario davvero un cammino di crescita nella fede, nella speranza e nella carità, non indifferente. Sia necessario un itinerario di fede molto approfondito, proprio per poter assumere gli stessi sentimenti di Gesù Cristo, per avere in noi, ma dentro al nostro cuore, questa capacità di essere come Lui, strumento di riconciliazione, di misericordia e di perdono. Non dobbiamo stancarci mai davvero di invocare il dono dello Spirito perché ci doni un cuore nuovo, ci doni un cuore capace di misericordia e di perdono, per essere come il Signore Gesù, strumento, ecco, della tenerezza del Padre.